Questo programma è offerto da. Beh, questa è una manifestazione che non ci ha mai deluso e spero anche quest'anno che non ci deluderà, perché viene gente dal di fuori di Vendicano e viene ad assaporare proprio i nostri prodotti dell'Umbria. Che appunto, ci parli un po' della sua azienda, dei suoi prodotti, che genere di prodotti appunto voi sponsorizzate qui? Allora, noi i nostri prodotti sono il cavallo di battaglia e glieli faccio vedere subito. Sono i nostri famosi coglioni di mulo, che è un salame che all'interno c'è una palla di lardo di colonnata e intorno è tutto un salame di cinghiale. È mangiabile, combustibile, la sua particolarità è proprio la palla di lardo che trovi al centro del salame. Poi abbiamo anche l'altro, le palle del nonno. Questi hanno dei lardetti sparsi in tutto il salame ed è particolare anche per questo. Poi passiamo al salame di cervo, al salame di cinghiale col tartufo. Sono dei salametti di cinghiale, puro cinghiale, con tartufo nero. Il nostro ciauscolo, che è un salame un po' morbido, spalmabile, ed è, si può usare anche in cucina dove vuole, oppure da mangiare così sulle tartine, sulle bruschette, dove si vuole. Poi abbiamo dei formaggi particolari sempre nostri, tipo il nostro pecorino di fossa, che è un pecorino che viene lavorato, appena munto viene lavorato in queste fossa, dopo 5 mesi si tira fuori e si può mangiare tranquillamente. Il nostro pecorino ubriaco, che viene lavorato esternamente con il nostro vino di Montefalco e poi si può gustare tranquillamente. Questi sono i nostri cavalli di battaglia, poi all'interno c'è di tutto e di più. Cosa si aspetta quindi al termine della fiera? Cioè, al di là degli affari e della sponsorizzazione dei prodotti, come ogni anno, come vedo, anche c'è molta gente qui a questo stand. Da quanti anni c'è la vostra azienda? Esiste? Io vengo qui a Vendicano oltre 10 anni e spero di venire ancora di più, perché, ripeto, è una fiera che non mi ha mai deluso, mi ha dato sempre un bel riscontro diciamo nella mia fine della fiera. Quindi spero anche quest'anno che non ci deluderà e vi aspetto qui in fiera, noi siamo qui. Siamo qui quindi nella fiera di Vendicano Expo, noi siamo già da anni che partecipiamo a questo evento, un bel evento in questo periodo, quindi come vediamo c'è tanta gente da ottimi risultati, quindi siamo qui per proporre anche i nostri prodotti. E cosa propone Salferri Infissi? Quest'anno abbiamo portato un nuovo infisso in PVC particolare con dei rivestimenti, nuove pellicole, in più il rivestimento globale. Questo infisso l'abbiamo lanciato alla Fiera di Milano quest'anno, quindi il Made in Expo ha un rivestimento globale sia nell'ante che nel telaio, come potete ben vedere. Possiamo avere anche all'interno del vetro le tente veneziane o le plissé, quindi particolare per chi ha problemi di oscuramenti, non può mettere l'apparello persiane, possiamo mettere questi bei prodotti. In più, un'altra novità particolare sull'infisso in PVC è questo nuovo infisso, che lo facciamo con un rivestimento in legno naturale, quindi per gli amanti del legno e per chi vuole avere una protezione esterna poi sul PVC da resistenza nel tempo, possiamo avere questi bei prodotti. I colori possiamo avere vari colori in base alla tonalità dell'appartamento o di quello che piace alla signora Maria, e quindi poi possiamo avere questi design sia sulle maniglie che per il resto. Possiamo avere la cerniera scomparsa oppure un altro prodotto che si usa per le zone climatiche oppure zone marittime, è in resina, un prodotto nuovo, innovativo, sempre per la resistenza nel tempo. Come ritroviamo la Fiera di Vendicano dopo tanto tempo che ci si torna?
Beh, oggi vedo tante innovazioni, c'è tanta gente che si dà da fare, anche la Prologo la vedo esposta molto bene per darsi da fare e andare avanti. Quindi vogliamo guardare al futuro, perché il futuro è importante e per i giovani anche noi cerchiamo di essere innovativi, perché l'Italia deve andare avanti e deve marciare, però noi dobbiamo essere per primo ad andare avanti, altrimenti se non c'è l'entusiasmo di poter lavorare e collaborare insieme, poi ci si ferma. Quindi oggi vogliamo dare a tutti una spinta in più di andare avanti, non fermarsi mai, altrimenti ci si blocca. Tentazioni della Puglia qui alla Fiera Venticano, come mai questo viaggio così lungo per portare le proprie pietanze? Perché qua sta della bella gente, poi il paese è pure bellissimo, allora noi ogni tanto, una volta all'anno veniamo. Come trova la Fiera di Venticano? Beh, quest'anno proprio, lo devo dire... alla televisione, bellissima, è normale, che devo dire, bellissima, una bella fiera. Cosa porta Tentazioni Pugliesi a tavola? Ci mostri qualcosa. Beh, abbiamo le olive di Canosa di Puglia, per esempio, il pane di Altamuro, la focaccia di Canosa di Puglia, la focaccia barese, anche se la sto regalando qua oggi, dico anche il prezzo, 2 focacce, 5 euro. Signorina, passa di qua, perché lei sorride? Venga qua, signorina. Sono divertente, signorina, mangi. Io vengo pagata, anche se il mio titolare non mi paga da 7 mesi, Sabino. Allora, quali sono le pietanze speciali della Puglia che vengono portate qui alla Fiera di Venticano? Le cose speciali della Puglia è tutto, le olive di formaggi pure. Ciao Mimmo. Tutto, abbiamo il vino buono, l'olio buono. E oltre che il calore. Beh, anche l'affetto, ci abbiamo tutto. Non soltanto i soldi non c'ho io, ma poi c'ho tutto. Quindi vi aspettiamo qui alla Fiera di Venticano, Tentazioni Pugliesi. Non c'è problema, signorina. È un piacere che vi siete fermati, anzi vi saluto, dai. Sì. Caseificio Ilian, Fiera di Venticano, siamo qui con... Iliana. Iliana, stesso lei ci presenterà quali sono le bellezze della propria azienda e le specialità che propone. Ci abbiamo la caciotta, il caciocavallo e poi in particolare abbiamo il casagonzato, che praticamente viene stagionato con olio d'oliva e peperoncino, polvere di peperoncino. E quindi ha una stagionatura di 12-18 mesi. Come si trova qui il caseificio Iliana alla Fiera di Venticano? Benissimo, benissimo. Qual è l'accoglienza delle persone? Molto bene, molto apprezzano il prodotto. Quindi il riscontro positivo tra la persona e il cibo sano. Sì, certo, è molto apprezzato i nostri prodotti. L'abbiamo iniziato appena a vivere, appena nata, ora iniziamo a vedere come cresce, sicuramente. Ci racconta un po' l'azienda, da quanto tempo è nata e di cosa si occupa? Vedo salumi, vedo molti prodotti tipici. Beh, diciamo che l'azienda è nata dal 1980, quindi siamo un po' vecchi della situazione, però non ci manca mai di far esplorare nuove situazioni a noi, questo è l'importante. Di Qual è il cavallo di battaglia come prodotto tipico dell'azienda? Diciamo che il prodotto tipico che facciamo noi è la soppressata, tutta carne scelta di prosciutto e filetto con il pezzetto di grasso internamente. Bene, invece qualche altro prodotto oltre alla soppressata, sempre interessante e anche molto venduto? Diciamo che quello che è richiesto nella nostra zona è anche la salsiccia di cinghiale, che adesso va molto, voglio dire, sulle nostre zone, anche perché i cinghiali avanzano e quindi in un modo o nell'altro dobbiamo far capire ai nostri clienti la qualità del prodotto. Benissimo, al di là dell'in bocca al lupo generale che io ti auguro, ti do del tu, permettimelo, la cosa dietro, cosa ti aspetti come resoconto finale da questa manifestazione? La cosa importante, che i clienti tornano in azienda. Sono diversi anni che partecipiamo alla Fiera di Venticano, è organizzata ogni anno sempre in un certo modo. Noi siamo qui di Venticano, abbiamo un'azienda agricola a conduzione familiare. Di cosa si occupa l'azienda? Quali sono i prodotti che sponsorizzate, che promuovete e producete? Allora, la nostra novità è la ricotta calda, poi abbiamo il primosale, i bocconcini, il provolone anche molto buono, le scamorze e quindi, poi tante altre novità. Essendo locali, quindi da diverso tempo che frequentate la fiera, cosa ti aspetti quest'anno nella 42esima edizione?
Quest'anno aspetto molta più gente rispetto all'anno scorso. Benissimo, senti, un'ultima cosa, ci dici qual è il cavallo di battaglia della vostra azienda, il prodotto più venduto, quello a cui voi siete più affezionati? È la ricotta calda. Quali sono le proposte di quest'anno della Fiera di Venticano che porta Cetta sul campo? Ci abbiamo il nuovo cingolato, ci abbiamo la macchina da 300 cavalli, la nuova McCormick X8 e poi abbiamo dei nuovi modelli con nuove motorizzazioni. Come avete trovato la Fiera di Venticano quest'anno? Una fiera, non una fiera, è diventata una fiera. Il riscontro con le persone? Questo è oggi il primo giorno che ci sono le persone, ancora non diciamo, stiamo valutando un pochettino, però... Cosa ci aspettiamo dalla Fiera di Venticano? Ma la Fiera di Venticano noi come famiglia siamo forse pionieri, siamo stati tra i primi, siamo quasi ogni anno... Qui. Sì, quindi è una tradizione che continua negli anni. Esatto, esatto. Questa bellissima distesa di fiori. Salve, questa distesa di fiori nasce dal lontano 1950, dai miei nonni che abbiamo tramandato in anno per arrivare, sì, questa grande passione. Sì, fino ad arrivare a te. Sì, è mio fratello. È tuo fratello. Sì. Siete qui alla Fiera di Venticano. Sì. Primi giorni, qual è il riscontro che avete avuto? Il riscontro per ora è ancora lento, però ci crediamo, noi ci crediamo fino alla fine. Questo programma è offerto da